Fuck. Time. Wait. Omega. Just watch us roll to where no one knows. We'll never grow. Che onore, ragazzi, avervi qui. Come ormai avrete già ormai capito, anche detto dal titolo, siamo arrivati al grande traguardo dei 5.000 iscritti. Tondi, 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 tondi. Vabbè, ragazzi, quindi, come ormai avete già capito e letto dal titolo, questo è uno speciale Fuck Time. Ci sono delle domande a cui risponderò che mi sono state fatte sotto i commenti di YouTube e sulla mia pagina Facebook, perché io ho detto anche che rispondevo sia su YouTube che alla pagina Facebook. Quindi le domande sono sul mio telefono, adesso le leggerò e risponderemo insieme. Sono più di 60 domande, 70 domande, quindi spero di riuscire a rispondere a tutti, ragazzi, e spero che comunque il video vi piaccia, perché come vedete c'è dietro di me uno sfondo a bois, quindi abbastanza proprio figo, perché praticamente sono in uno studio a registrare e quindi mi è riuscito molto meglio mettere questo sfondo a bois con pallini bianchi e sfondo giallo. Allora, partiamo, ragazzi, subito con la prima domanda. C'è Officer X Revenge che mi chiede: Fuck, qual è la tua mod su GTA preferita? Grande bro. Allora, qual è la mia mod preferita, ragazzi? La mia mod preferita su GTA è sicuramente la caduta dei soldi, quindi il fantastico Money Rain che già avete visto su GTA, è la caduta di soldi che esce dal cielo, quindi uno si vede che gli spawnano in testa i sacchi di dollari che gli cadono addosso e iniziano a esserci soldi a gogo, a morire proprio. C'è TV Black Glitches che mi chiede: Fuck, perché hai iniziato a fare i video su YouTube? Bella domanda, perché ho iniziato a fare i video su YouTube? Beh, partiamo inizialmente che ho iniziato a fare i video perché ci sono stati dei miei amici che dicevano che ero bravo con le mod, quindi siccome ero un modder, allora i miei amici mi hanno detto: Omega, perché non ti apri un canale YouTube dove puoi far vedere tutto quello che fai? Ho aperto il mio canale YouTube perché mi hanno convinto degli amici ad aprire un canale YouTube. Io inizialmente non lo volevo aprire, infatti l'ho lasciato in gestione a loro. Io facevo dei video così e loro li caricavano, però alla fine mi sono appassionato. Alessandro Cuzzol che mi chiede: Fuck, hai le fidanzata? Se sì, è figa? Ragazzi, so che voi pensate solamente a quello. Sì, ho una ragazza e non so, per me è figa, perché se ci sono insieme significa che per me è oberfaiga. Tutto qua. Il nostro amico GamePro003 che mi chiede: Fuck, qual è stata la tua reazione quando sei riuscito per la prima volta a mettere le mod? La prima volta che, ragazzi, ho messo le mod, diciamo che ero piuttosto eccitato, quindi un po' incasinato, vedevo l'ora. Mettere mod menu su Black Ops 2, andare in giro ad arare la gente e tutta sta roba qua. Andiamo avanti, c'è un nostro Filippo Stellato che ci chiede: Fuck, cosa ne pensi di Kankaroman? Quante bestemmie spari al giorno? Quanto tempo dedichi a YouTube ogni giorno? Grande, continua così. Che pensi di Kankaroman? Beh, ti può rispondere il mio amico. Ma vattene a fanculo! Quante bestemmie spara al giorno? Allora, io bestemmio pochissimo, se non mai. Cioè, mi riempio il cervello di roba così, mi parte la bestemmia facile, ragazzi, e questo si sa. Quanto tempo dedichi a YouTube ogni giorno? Ci sono giorni che purtroppo YouTube lo trascuro, però ultimamente riesco a dedicare molto più tempo a YouTube. Allora, andiamo avanti. C'è DangerX98 che mi chiede: Fuck, che musica ascolti? Bella Omega! Bella anche a te, e ti rispondo subito. Allora, ascolto un po' di tutto, quindi techno, house, rap e un po' di roba varia. Rap, ascolto Lord Beans, Lord Madness, per chi li conosce. Ascolto anche musica più o meno quella dubstep, quella proprio pesante. C'è il nostro Pasquale Covino che ci crede: Hashtag Fuck, hai mai pensato di diventare famoso? Mi saluti in un video. Pasquale Covino, ciao, ti saluto. Beh, non ho mai pensato di diventare famoso, ecco, andiamo in questi termini, perché ancora sono a 5.000 iscritti appena fatti, quindi per ora non sono abbastanza famoso, anzi non lo sono per niente, però ragazzi spero un giorno comunque di diventare o arrivare ai piani alti come certa gente, che non facciamo i nomi. Zeta Danny: Fuck, hai mai pensato di arrivare fin qui? Salutami, please. Allora, ciao Danny, ti saluto. No, sinceramente no. Quando ho aperto il mio canale YouTube, come avevo già detto prima, e ho preso la redini ai 200 iscritti, sinceramente non pensavo nemmeno di arrivare a 500 iscritti. Però
il destino ha voluto che arrivassi a 5.000. E andiamo avanti. Igor Castellan che ci chiede, fuck, con l'aumentare degli iscritti ti occuperai in ugual modo di tutti noi? Io con l'aumentare degli iscritti è ovvio che più iscritti ho, più mi occuperò di tutti quanti gli iscritti che ho, quindi è normale che mi occuperò di tutti voi fino alla fine dei tempi. Una nostra vecchia conoscenza, ragazzi, che ci chiede, Antonio Laira, fuck, pisci da seduto? Pisciare da seduto è meglio rispetto a pisciare in piedi. Per carità, ragazzi, piscio anche in piedi, però piscio anche da seduto perché mi risulta più facile. Sapete, i maschi mi intendono in termini di centrare i buchi, quindi avete già capito. Saverio Origlio che ci chiede, fuck, quanti anni hai? Mi saluti, bella. Ti saluto, quanti anni ho? Appena fatto 18 anni, ho appena raggiunto la maggiore età. Dotto Alberto che ci chiede, fuck, quanti soldi fai al mese con YouTube? Adesso al mese con YouTube faccio poco e niente, sì e no, se sono più o meno 20 euro, perché ragazzi sapete bene come funziona il discorso della partner su YouTube, però ragazzi siccome metto i miei video su YouTube e la gente guardando mi chiede le mod, per me è come se guadagnassi tramite YouTube, insomma capite un po' il pensiero, no? Perché se non mettessi video non potrei nemmeno far guadagnare. Easy. Expanse King ci chiede, hashtag fuck, quanti guadagni? Quanto guadagni al mese circa? Sei un grande bella omega, grazie per l'account. Ecco, questa ragazzi è una domanda che davvero non sopporto. Non c'è una somma precisa e fissa, ragazzi, però vi posso solamente dire che guadagno quel poco che mi serve per andare via di casa. La cifra precisa non esiste perché comunque varia, può variare dai 400 ai 1200 e passa euro, quindi non c'è una cifra precisa, ragazzi. Attenzione! Torno a una vecchia conoscenza di Omega. Dato Tutorials V2, un mio vecchio amico mi chiede, fuck, se una mucca cade su Pina, Pina muore? Ma vattene a fanculo! Tundi che ci chiede, hashtag fuck, perché il nome Omega e perché hai iniziato a fare il modder? Bella domanda. Allora, perché Omega? Perché è per me un significato abbastanza, diciamo, dell'infinito, perché c'è una vecchia leggenda greca che dice che l'alfa e l'omega rappresentano l'infinito e per questo ho deciso di chiamarmi Omega. Perché ho iniziato a moddare? Come è partita questa voglia? Questa voglia è partita da un mio amico argentino che partì la chiamata, mi fece modificare la console e da lì diventai un modder, quindi grazie ancora al mio amico argentino che si chiama Stefano. Matteo Ferrari, ragazzi, che ci chiede, fuck, come mai ti è venuta voglia di fare video di questo tipo mod? Se vuoi salutami. Certo Matteo, ti saluto e ti ringrazio anche per la domanda. Come vi ho già detto all'inizio, c'erano questi miei amici che mi hanno convinto. Quando ho iniziato a far video, ho iniziato a vedere che c'era gente che mi apprezzava, gente che mi seguiva, gente che comunque mi sosteneva, che ho deciso di fare sempre video di mod, sempre per, diciamo, essere seguito da tutti voi. Master Sync mi chiede, hashtag fuck, hai mai fumato? Sì, ma ragazzi, sul personale, sì, posso dirvi che ho fumato. E non una volta, non due, non tre, non quattro, però sì, mi è capitato, si prova tutto nella vita. Con questo non voglio dire che dovete provarvi a farvi di eroina pesante, eh? Però tutto si prova nella vita. Christian Oliva mi chiede, cosa preferisci fra PS4 e Xbox One? Bella, continua così. Preferisco PS4 per una serie di motivi, tra abbonamenti e robe varie, ovviamente io preferisco PS4. Joel Martinelli mi chiede, quante volte hai spaccato il joystick? Spaccato il joystick? Il joystick che ho rotto è stato uno, che era uno nero che ho avuto nel 2006 con la PlayStation 3, che è deceduto definitivamente qualche mese fa. Andiamo avanti. Officer X Revenge mi chiede, sei di Bari, grande bro? Bella, fratello. Sì, sono di Bari, però precisamente in una città vicino Bari, che ancora ragazzi non posso dirvi il nome. Lascerò poi il compito di scoprirlo. Lorenzo La Galante, hai mai pensato di fare un video di Clash? Clash penso si riferisca a Clash of Clans. Ragazzi, sì, ho cercato e ho pensato anche di fare video su Clash, ma principalmente il gioco non mi attira in sé per sé. Bella Omega, la mia domanda è, non ti vergogni a fare video su YouTube se ci sono i tuoi? Mi faresti un saluto? Grazie, sei un grande. Kevin, ti faccio un saluto. Principalmente all'inizio mi vergognavo, diciamo che dopo con l'abitudine l'hanno presa a buon fine e quindi diciamo che quella piccola timidezza che c'era è ormai superata. Midas Mods mi chiede una domanda abbastanza, come dire, hot e sexy. Mi chiede, tette o culo? Tette tutta la vita, no? Torna una mia vecchia conoscenza. Antonio Laira mi chiede, insegna meglio Frisullo o Carucci?
Beh, ragazzi, vi spiego, Frisullo e Carucci sono due nostri professori di informatica. L'ombra di dubbio che insegna meglio Carucci è sull'ombra dell'incompetenza, ragazzi. Ludovico Ludovico mi chiede il motivo peggiore per cui ho bestemmiato in cileno. E quando avevo fatto un video che pesava veramente 2,5 giga, veramente ci ho messo per reindirizzarmelo una vita, voi fate che io potevo andare a farmi un giro in bicicletta, perché alla fine che è del reindirizzamento del video, Final Cut Pro, o meglio QuickTime Player, mi dice che il video non è riproducibile. Mi sono strappato tutti i capelli, tutti. Menai bestemmie non in cileno, in afghano misto a lingua dell'ISIS messa insieme. Pozza YouTube, penso sì, mi chiede come mai ti è venuta la voglia di fare il modder. Beh ragazzi, a questa domanda vi ho già risposto, prendo il mio amico, grazie a lui se adesso io sono comunque qui. Rida Nek Haili, fuck, cazzo guardi, ora sto maleducato, guarda. Alfio Russo mi chiede, bella Omega, continuerai il modding? Grazie, salutami. Ciao Alfio, ti saluto. Continuerò il modding finché non avrà una fine, ovviamente. Sì, comunque continuerò il modding finché sarà possibile. Fight Le Gio Spazio N mi chiede, fuck, di dove sei? Ho già detto che sono di un paese vicino, Bari. Official X Revenge mi fa un'altra domanda. Fuck, hai mai spaccato con un pugno una TV? È quasi successa questa cosa quando giocavo alla Xbox. Giocavo a un gioco dove si facevano i graffiti. Si doveva fare un graffito al volo. Allora, siccome non sono riuscito, ho menato un pugno alla televisione e per 2-3 secondi è rimasta nera. Alessandro Cuzuol, bel cognome, mi chiede, fuck, hai mai fatto l'amore? Già detto che ho una ragazza, che sono fidanzato da quasi 4 anni. Insomma, lascio a voi le conclusioni. Antonella Favero, una ragazza, mi chiede, da quanto conosci Alfa? Alfa, il nostro amico Antonio Laira, da quanto lo conosco? Lo conosco dall'inizio della scuola, l'ho conosciuto 5 anni fa, per la prima volta in classe, e diciamo che da lì abbiamo fatto amicizia. Lo conosco da 5 anni. Tross Spazio HD, fuck, quante volte ti sei fidanzato fino ad oggi? Saranno più o meno, ragazzi, mo non voglio esagerare, ma da pischello, quando ero pischello, insomma, 13 anni, 14 anni, 15 anni, perché poi mi sono messo con la mia ragazza attuale, un fiumone di ragazzi. Johnny The Rock, proprio di prepotenza, mi chiede, da piccolo facevi qualche sport? Bella Omega continua così. Sì, facevo 2 sport, calcio, fino ai 10 anni, e pallavolo dai 10 ai 13 anni, dopodiché abbandonato. Quanto fa caldo con sta luce, raga, mamma mia. Fuck, hai mai tirato una bestemmia davanti ai tuoi? Per favore mi saluti nei video, grazie. Silent Sniper HD, ciao. Sì, ho messo una bestemmia davanti ai miei, quando praticamente io stavo moddando, registrando, parlando al telefono e scrivendo sulla chat di WhatsApp, 4 cose contemporaneamente. Ragazzi, silenzio, me l'hanno dato e ho menato una bestemmia. Rosario Raya mi chiede, hai mai avuto problemi con un tuo cliente? Io ho sempre problemi con i miei clienti. Non sanno come pagare, non sanno come trasferire gli account, non sanno, non so, nemmeno accedere al GTA, un altro po' non so nemmeno camminare. Ho sempre clienti con i problemi. Ho sempre problemi con i clienti. Ballato, mi sono fatto di vodka prima di venire. Joel Martinelli mi fa un'altra domanda. Fuck Omega, qual è il mod menu che ti piace di più su Bodue? Revolution degli FMT. The Killer Game. Sì, ho pensato di lasciare YouTube, ma non il modding, perché il modding comunque fa parte della mia vita. Fa mai parte della mia vita, infatti ci vivo giorno. Però YouTube, sì, ho pensato di abbandonarlo per vari motivi. Non volevo rinunciare a niente e pensai veramente di rinunciare a YouTube. Cedric Vlacatcolé, cognome veramente bellissimo, mi chiede che traguardi pensi di raggiungere entro quest'anno? Bella Omega, sei un grande. Quindi penso manca un mese, quindi dicembre. Il traguardo sarebbe arrivare a 6.000 iscritti entro fine mese. Però so già che non ci riuscirò, ci proverò comunque. Merzak Ziani mi chiede, hai mai lanciato il joystick contro la TV? Bella Omega, bella Merzak. Una volta solo ho lanciato il joystick contro il station, ma non contro la TV per ora. Leonardo Pagano, ciao Omega, come l'hanno preso i tuoi genitori che fai il mod? Bene, perché comunque non credevano che un ragazzo di 17 anni potesse arrivare a fare così tanti soldi usando la PlayStation. Nessuno, mia famiglia, tutti i miei parenti, tutti i miei amici, nessuno, ragazzi. Attivo perché voi sapete che i genitori comunque vi devono pagare tutta la roba. Loro, dicendo che io, diciamo, lavoro, tra parentesi, faccio i soldi, vogliono costringermi a farmi pagare tutto. Adi Mitir, idolo, mi saluti nel prossimo video. Come no? Ciao. Andrea Bonsanti,
Hashtag fuck, ti piacerebbe fare lo youtuber o lo trovi solo un mezzo per fare soldi? All'inizio vedevo YouTube come un metodo per fare soldi, infatti no, ve l'ho anche detto che mettevo video dove la gente ti doveva guardare, doveva venirmi a me e chiederle mo'. Ragazzi, con questa passione che sta nascendo, YouTube veramente mi sta piacendo. Zeta Wizard mi chiede: Omega, vivi da solo o con i tuoi genitori? Mi saluti, PS, continua così. Ciao Wizard, ti saluto, vivo ancora con i miei genitori. The Power, hashtag fuck. Mickey dice: ma vaffanculo. Io non ti rispondo. Coglione! Pixel Invasion HD. Fuck, qual è la tua pizza preferita? Quella con i wurstel. Wurstel o patatine. Tutte e due insieme è meglio ancora. Manu la vota. Fuck, hai mai pensato di arrivare a quasi 5.000 iscritti e crescere ogni giorno? Bella Omega, mi saluti. Ciao Manu. Hai pensato di arrivare a questo grandissimo traguardo? Ripeto, non penso nemmeno di arrivare a 500 iscritti, figurati a 5.000. Alle cannate, messaggi subliminali. Qual è il tuo gioco preferito? Bella. Possiamo benissimo dire che è Black Ops 3. Che i COD Black Ops in particolare mi sono sempre piaciuti. Ausis Clan Leader Ausis Rikes, penso sia un clan, un leader di un clan, mi chiede: fuck, hai mai pensato di essere gay? Anzi, bene, mi potete fare queste domande. Ci sono dei momenti in cui penso veramente di essere gay. Ragazzi, sto scherzando. No, per ora no, e ovviamente mi auguro di no, perché ho tendenze verso il sesso opposto. Sting Clown Zero: hai una ragazza? Se sì, portalo nel video e mostraci una foto. Salutami. Ciao clown. Lo porterò nel video in una foto. Vi dico soltanto che la porterò presto sul canale, quindi aspettate un video con lei più presto. Best Make Me: fuck, hai mai litigato con Alfa? Se sì, per quale motivo? Bella Omega. Bella. Sì, ho litigato tante volte con Alfa. Lui mi ha, diciamo, preso per il culo per una faccenda sempre riguardante YouTube, e anche per varie cose che, diciamo, lui deve capire. Però ragazzi, non sto a spiegarvi tutto il casino, però ho litigato perché lui praticamente mi aveva promesso dovevamo fare un video con uno youtuber famoso, e poi è uscito fuori che era tutta una balla montata da lui, quindi mi sono incazzato come una bestia. TF Crono: ah, ciao Crono, ti saluto, ovviamente siamo del clan. Il modding ti ha dato una mano economicamente? Si può dire che oltre a una passione sia diventato un piccolo lavoro? Grande Omega, continua così. Frate, lo stesso vale per te. Ovviamente sì, come vi ho già detto, si può dire che il modding economicamente mi ha aiutato, non tanto, tantissimo, quello che volevo. Innanzitutto non ero intenzionato a prendere la PlayStation 4, non ero intenzionato a prendere una telecamera, non ero intenzionato a prendere questo, non ero intenzionato a prendere il Mac, il portatile, non ero intenzionato a prendere niente. Mi ha abbastanza aiutato, se non tantissimo. Giuseppe Mick: fuck, che scuola frequenti? Si chiama ITIS, che sarebbe su per Istituto Tecnico Industriale Statale, e si fanno materie presso più informatiche. E qui, da qui, ragazzi, capite da dove ho imparato a fare le mod o configurare certa roba. E diciamo che in questa scuola comunque si imparano a fare i tool, non i tool per GTA, raga, però si imparano a fare programmazione, che sono le stesse basi per fare i tool. Hazardous Channel Page: fuck, allora ci siamo io e tu, chi è più scemo, io o tu? Tu, perché dove sei scemo io? I am Luxa TV mi fa una domanda. Tu sai la domanda? Io no. Le domande le dovete fare voi, ragazzi, non le posso fare io. Giovanni Cristiantielli mi chiede: hai mai pensato di chiudere il canale? Bella Omega. Ho veramente pensato di abbandonarlo, però per la fine non l'ho fatto. Breglio Rizzuti: fuck, ciao Anthony. Ho uno che mi chiama per nome, finalmente. Quando e perché hai cominciato a fare il modder? Bella, sei grande, mi saluti? Ciao Aurelio, ti saluto, perché ve l'ho già detto, grazie al mio amico argentino, che bla bla bla, insomma già lo sapete. Edoardo Bazzicchi: fuck, fumi? Se sì, quale sigarette? Quelle poche volte, diciamo, che ho fumato per lo più Marlboro Light, se le conoscete, o Winston Blue. Antonio Scarafile: fuck, quanti soldi, con la D, attenzione, guadagni moddando account, ovvero ogni mese? Moddando un account, ragazzi, posso dirvi che guadagno dai 10 ai 20 euro, in base a quello che voi mi chiedete. Al mese intorno ai 10-20 euro per account, e fate che al giorno più o meno, ma non voglio esagerare, ma quando ne ho pochi sono 5 account più o meno. Lorenzo Cimino: animali domestici, preferisci cani o gatti? Seconda domanda: cosa pensi di fare dopo aver finito la scuola? Senza ombra di dubbio preferisco i cani. La scuola, penso, non ho le idee veramente chiare. Per fortuna vorrei continuare con YouTube, vorrei comunque andare all'università. Joel Guerrere mi chiede: quando vuoi chiudere il tuo canale? Rispondo: mai. Gabriele Ingrassia mi chiede: hai mai pensato di lasciare YouTube? E se la tua ragazza ti dice: me o YouTube, tu cosa decidi? Grande asso, bella.
La mia ragazza purtroppo mi ha già detto me o YouTube. E io purtroppo, ragazzi, non gli ho risposto. Cioè, ho cambiato argomento, però lei mi ha insistito, ha detto che comunque ho preferito lei, però YouTube non l'ho chiuso. Comunque, Sperandini, Facco, con che gioco hai iniziato la tua passione per i videogiochi? 10 anni fa, quando per la prima volta giocai all'Xbox, che me la diede mio padre, la vecchia Xbox, la prima è quella dell'Xbox 360, con un gioco di graffiti che era il gioco che vi stavo parlando all'inizio. Filippo Stellato, Fac, quanto moddi ogni giorno? Modo più o meno dai 5 account minimo, se non ho proprio persone, fino comunque a un massimo di 15 account, perché comunque ho da fare anche quelli dei GTF, ho da fare anche altri account di prove, di test e di altra roba. Antonino M, puntato, il cognome, è sconosciuto per ora. Hashtag Fac, quando ti sei preso la PS3 modificata? Puoi restare senza mod? Puoi far vedere la tua ragazza? 2 anni fa, ad agosto. Questo sì, se senza mod no, perché ormai è diventata una passione e anche un lavoro. Puoi far vedere la tua ragazza? Beh, coming soon. Padre Calaf, Fac, che giorno è il tuo compleanno? Grande Omega continua così. E il giorno del mio compleanno, ragazzi, il 15 novembre. Thomas Antoniazzi mi chiede una domanda piuttosto di, diciamo, marchio religioso più o meno. Mi chiede, credi a Cristo? Ho frequentato catechismo, mi sono stati, diciamo, dati degli ideali piuttosto religiosi e cristiani, quindi che mi sono sempre stati trasmessi dai miei genitori, quindi ragazzi, sì, diciamo che per ora sì, credo. Nizu Nezi, hai mai litigato con Aiden? Beh ragazzi, se per chissà chi è Aiden, beh sì, ci ho litigato, e il motivo è pressoché lungo. Se Aiden guarda questo video, gli voglio dire che è stato un po' stupido, perché ha perso una persona abbastanza importante, perché per lui c'era abbastanza, io ero sempre disponibile per lui, comunque anche se non glielo dimostravo, però io per lui sono sempre stato disponibile, anche quando lui aveva bisogno, a volte lo aiutavo, a volte non potevo aiutarlo, però quando potevo lo aiutavo per un motivo, e da allora non ci siamo parlati più. Però ovviamente ragazzi, mi dispiace, ma è andata così, non ci posso fare niente. Bene ragazzi, le domande sono finite. Io adesso non so esattamente quante domande voi mi avete fatto, non so quante domande mi avete fatto, però sono state abbastanza, molte. Ragazzi, vi posso fare una domanda adesso? Hashtag Fac, continuerete a seguire Omega? Io ovviamente spero di sì, che continuerete a seguirmi, continuerete a supportarmi ovviamente, perché ragazzi, senza il supporto io non sono niente, senza di voi non sono niente. Dove sono ora? A 5.000 iscritti lo devo a voi, al vostro supporto, alla vostra pazienza, diciamo al vostro essere sempre presenti, quindi vi ringrazio generosamente. E io comunque ragazzi voglio comunque ringraziarvi per i 5.000 iscritti, perché non è un traguardo che si raggiunge così, è un bel traguardo che mi rende veramente soddisfatto, e per me sono soddisfazioni, quindi vi ringrazio ancora una volta a tutti, dal primo al 5.000 iscritto, quindi veramente grazie. Se il Fact Time vi è piaciuto, vi invito a lasciarvi un mi piace e magari anche a commentare. Ragazzi, il nostro super Fact Time with Omega è finito, ci sentiamo al prossimo video e ricordate, ancora grazie, e io sarò sempre presente per voi. Bella!